sono contento di soprattutto di poter essere in campo e poter aiutare la squadra. Poi vengo poi da un periodo che non gioco magari molto e come minutaggio oggi sicuramente era un'occasione bella per me e ho cercato di sfruttarla al massimo e peccato poi alla fine come è andata, perché sicuramente questa vittoria ci poteva dare tanto. Sì, che peccato, perché eravamo messi bene, avevamo tutti i presupposti per vincere anche molto bene, giocando bene, abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo ribaltato una partita che si era messa male dall'inizio con un gol su un rimpallo e poi quando hanno espulso al giocatore loro siamo smesso di essere noi stessi, quelli che cerchiamo di essere, quelli che siamo stati durante quasi tutto il percorso di questa stagione, quindi bisogna far tesoro e riconoscere che non vogliamo essere questo, ma so che la squadra è dei ragazzi intelligenti, ragazzi maturi e che non si ripeterà. Bene che ci è successo presto, ci è capitato presto e abbiamo ancora tempo per capire cosa ci è successo e non farlo più. Però Marco, mi sembra che ho perso oggi, ti dico la verità, perché è una partita così, non puoi mai pareggiare qui a Graz, perché anche primo tempo sì, hanno avuto due occasioni, il gol fortunato per loro, però abbiamo dominato, abbiamo giocato anche bene direi, muovendo palla molto veloce. Secondo tempo loro prendono rosso e noi ci fermiamo, non attacchiamo più. In queste partite devi cercare di fare il terzo gol e chiudere la gara, perché non sai mai cosa può succedere, un contropiede, sai, un episodio come quello del rigore e pareggi, però è impossibile pareggiare queste partite. Sì, anche se insomma forse alla vigilia potevo anche starci, poi per come si è sviluppata la partita in gara, in campo sicuramente ci rimane grande rammarico per aver sciupato indubbiamente un'opportunità, visto come si erano messe le cose.